tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Assalto al distributore con la ruspa, distrutte le colonnine del self-service. Un pensionato si ribalta con la Pecar e muore. A spasso con il sindaco di Fano alla ricerca di suggerimenti e idee per migliorare la città. Presentato il carnevale estivo, ma sarà senza carri di prima categoria. Saranno gli amaretti fritti, la novità del 2018, la festa del fritto in programma Tombaccia di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati. Prima hanno rubato una grossa ruspa in un cantiere vicino e poi sono andati a rubare i soldi nelle colonnine self-service del distributore Kuwait nell'interquartiere di Fano, devastandolo completamente. Guardate. Prese di mira dai malviventi ancora una volta le colonnine dei self-service di un distributore di benzina. Le hanno completamente sradicate dalle loro sedi, devastando tutte e tre le banchine del distributore Kuwait lungo l'interquartiere di Fano, nei pressi della rotonda di Sant'Orso, per impossessarsi delle casseforti degli accettatori di contanti. La tecnica usata è sempre la stessa, come ormai anche la scena che si presenta al mattino è la medesima di altre già viste come mesi fa lungo la Pergolese. Questa volta la grossa ruspa gommata l'hanno rubata dal deposito dei mezzi della Pavimental nei pressi dell'aeroporto, che sta eseguendo i lavori per le opere accessorie della 14. Hanno rubato anche un furgone dal deposito dell'Asete e hanno eseguito il blitz nel distributore. Sono le 3:07, tre violentissimi colpi svegliano i vicini delle case di fronte al distributore, ma l'azione è fulminea. I tre malviventi, a volto coperto, sradicate le colonnine dalle loro sedi e caricate sul furgone rubato, si danno alla fuga, lasciando però sul posto una delle tre colonnine, forse disturbati dall'allarme che nel frattempo è scattato e la grossa ruspa ormai inutile. La loro fuga viene anche agevolata dal blackout provocato dal cortocircuito elettrico dell'impianto danneggiato dalla ruspa. Sono gli stessi vicini di casa a chiamare i carabinieri di Fano che, coordinati dal comandante Antonio Barrasso, arrivano sul posto e avviano le indagini. Poco distante dal distributore, in un casolare abbandonato, vengono ritrovati i cassetti blindati degli accettatori, mentre il furgone rubato è abbandonato lungo la nazionale in direzione Marotta. Dei ladri però nessuna traccia. Stava rientrando a casa a bordo della sua Apecar un pensionato che aveva appena lavorato l'orto, poi a un certo punto ha sbandato, è uscito di strada ed è morto. Un uomo ha perso la vita questa mattina per un incidente stradale autonomo poco prima di mezzogiorno in via Fratti a Pesaro. A perdere la vita è stato Carlo Alberto Diotallevi, di 80 anni, residente a Pesaro, che a bordo del suo motocarro a tre ruote stava percorrendo il tratto sterrato di via Fratti che conduce in una zona adibita ad orti per anziani ed alcune strutture ricettive. Per ragioni ancora in via di accertamento, Diotallevi ha perso il controllo del mezzo, forse per malore, fosse per distrazione o per qualche altra causa, e si è ribaltato sulla carreggiata dalla parte del fossato, rimanendo ucciso sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi all'ottantenne da parte del personale del 118 arrivato sul posto oltre ad un mezzo dei vigili del fuoco. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e per i rilievi di legge è intervenuta sul luogo dell'incidente un'unità della polizia locale di Pesaro. Venerdì prossimo il sindaco di Fano, il sindaco Seri, sarà a spasso per la città per raccogliere suggerimenti e idee. Vediamo.
A spasso col sindaco non è il remake del film degli anni 90 con Morgan Freeman A spasso con Daisy, ma una vera e propria passeggiata esplorativa con il sindaco di Fano Massimo Seri per il progetto Orizzonte Fano, assieme ad amministratori e professionisti in alcuni punti strategici della città per condividere le proprie idee e condividere anche i progetti che riguardano i prossimi interventi sul centro storico. In questa tour lo dedichiamo al centro storico, quindi con l'obiettivo di guardare, di valorizzare, partendo da un presupposto che abbiamo un centro storico molto bello, che è un valore aggiunto per la città, che può dare molto. Noi ovviamente abbiamo già un piano, una strategia nostra, ma vogliamo condividerla e vogliamo arricchirla facendo un percorso itinerario su quelli che sono i contenitori che devono essere rivalorizzati, su quelle che possono essere risorse per il futuro. Appuntamento quindi per venerdì 30 giugno alle ore 16. Si parte dal Pincio, poi i giardini di Piazza Miani, il Sant'Arcangelo, la Rocca Malatestiana, la Corte e la Biblioteca Federiciana. Dalle 19 poi tutti quanti al Bastione San Gallo per la discussione finale su riqualificazione e riuso di immobili e spazi pubblici, con tutti gli intervenuti alla passeggiata. Per la gestione dei soldi in regione la parola d'ordine è contenimento della spesa. Vicepresidente Minardi, un rendiconto ispirato al rigore e alla sobrietà. Ecco, ci può dare qualche numero? Sì, la parola d'ordine dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della decima legislatura, le parole d'ordine sono rigore e sobrietà, perché abbiamo la consapevolezza che ogni euro speso sono risorse dei cittadini marchigiani e quindi dobbiamo avere la massima attenzione e dobbiamo spenderli al meglio. Rigore e sobrietà hanno portato a fare anche delle importanti economie, perché il bilancio di quest'anno porta a un'economia rispetto al bilancio di previsione di 1.180.000 euro, rispetto al 2015, quindi raffrontato al bilancio del 2015 abbiamo una minore spesa di 1.960.000 euro, quindi questo lavoro, che è un lavoro quotidiano, costante, di impegno, che l'anno scorso ha visto anche l'approvazione da parte del Consiglio regionale della legge che elimina le risorse ai gruppi, è un lavoro costante e continuo che porta ovviamente come primo obiettivo quello di spendere bene le risorse e di spenderne sempre comunque meno. Non ci saranno i carri grandi di prima categoria, ci saranno soltanto quelli più piccoli, però tanta musica con spettacoli vari e naturalmente l'enogastronomia. Sono questi gli ingredienti dell'edizione 2017 del Carnevale estivo di Fano. Saranno tre giorni per ricordare, sognare soprattutto e aspettare il Carnevale del 2018. Quello che andrà in scena nella zona Porto di Fano il 14, 15 e 16 luglio non si potrà chiamare proprio Carnevale estivo. Non ci saranno né sfilate né carri di prima categoria piantati a terra a far bella mostra. Ma ci sarà uno zibaldone di spettacoli, concerti, performance artistici, cibi da strada, rustide di pesce, laboratori di carta pesca, gruppi caraibici, canoe giganti con tamburi dal sapore orientale, luci, suoni, esibizioni di ginnasti in costume carnevalesco, tutti insieme accozzati appassionatamente per questa atmosfera festaiola in nome del carnevale che verrà. Una pensata per non lasciare a bocca asciutta quelli che reclamano un carnevale in costume da bagno da regalare ai turisti. Un esperimento ben diverso dal mal riuscito Carnival Rosa in jazz con salsa di Saldi dell'anno scorso. Tre giorni di divertimento, qualche momento di ricordo, tanta allegria, tanti colori, tutto il carnevale che è dentro di noi, lo abbiamo regalato alla città. Speriamo che siano tre giorni piacevoli, ricorderemo appunto il vecchi carnevali e poi sogneremo il carnevale del 2018. Quest'anno ci sarà un po' più di fanesitudine con la musica rabita, i carri di seconda categoria che faranno da richiamo attrattivo del carnevale, e che dire poi del più fanese dei personaggi, il Voulon, anche se pure lui si è lasciato un po' contagiare dal clima carioca. Staremo a vedere. C'è il carnevale, un carnevale che sarà nuovo, diverso dagli altri perché è stato richiesto, anche la carnevalesca si sta interrogando sull'efficacia di alcune manifestazioni, quindi hanno scelto di diluirlo su tre giorni
coinvolgendo molta parte degli operatori della città, anche i presentatori che sono tre. Quindi sono delle serate secondo me molto divertenti, bisogna vedere, evidentemente è un esperimento, però io credo che il carnevale estivo debba, oltre a promuovere quello invernale, facendo vedere ovviamente i carri, i laboratori creativi, tutto quello che viene messo in campo, avere una coniugazione estiva, avere il senso della festa, della vacanza. Mi pare che ci siano riusciti. A Tombaccia di Fano invece la novità di quest'anno, alla Festa del Fritto, saranno gli amaretti. Ormai quei là dal fium ci hanno abituato a friggere di tutto, dal gelato alla crema alla frutta. La novità per questa 8ª edizione della Festa del Fritto saranno gli amaretti fritti, di stampo un po' più nordico come ricetta in sé, ma di sicuro di gran successo e gradimento per tutti coloro che frequenteranno in questo fine settimana la festa al quartiere della Tombaccia di Fano. Sicuramente la frittura di pesce sarà la protagonista, anche se il patron della Perla, Maurizio Calderigi, lamenta la scarsità di materia prima nostrana. Zanghetti, roscioli, alici, che sono parte della nostra tradizione. Certo, ci saranno anche le prelibatezze per gli amanti della carne e poi le verdure pastellate. Insomma, nessuno resterà a bocca asciutta. Ma oltre al buon cibo, ci saranno molteplici iniziative anche in questa edizione. Un evento che, al quale è piacevole partecipare. Infatti negli anni vediamo molti turisti che magari sono nei nostri campeggi del litorale, quindi molto vicino a noi, che vengono a frequentarla perché si sta un po' come in famiglia, quindi una bella serata da passare insieme agli amici di quella del fiume. Ormai la macchina dei volontari dell'associazione è ben rodata e non subisce contraccolpi, anche se ci sono avvicendamenti al vertice, ma sono solo delle formalità, la sostanza non cambia, i ragazzi sono affiatati e ben motivati. Le persone, i volontari, ma anche lo stesso consiglio dell'associazione rimane intatto, rimane invariato, siamo sempre noi e andiamo avanti proprio perché consci che quello fatto fino ad ora, insomma, ha rappresentato una situazione gradevole e piaciuta, proprio perché comunque le presenze nelle precedenti manifestazioni lo hanno evidenziato. E gli organizzatori di Passaggi Festival hanno fatto un bilancio di quella che è stata, possiamo definirla tranquillamente, un'edizione da record. Archiviata l'edizione 2017 di Passaggi Festival, è tempo di bilanci e di numeri. Giovanni Belfiore, ideatore e direttore del festival, a poche ore dal suo inizio disse che il successo di un'iniziativa non è tanto nei contenuti, che possono essere anche i migliori del mondo, ma la risposta del pubblico. Bene, alla luce di questo e dei numeri che sono stati divulgati, sicuramente questa è un'edizione da ricordare, con i numeri migliori mai raggiunti nelle precedenti edizioni. Nelle giornate del festival si sono registrate per la piazza 26 settembre oltre 10.000 presenze nei 15 incontri, 300 le presenze nei 4 della chiesa di San Francesco e 400 iscritti per i 30 laboratori. Buona anche la risposta commerciale, con oltre 1.500 libri venduti. In testa alle vendite svetta il volume di Romano Prodi, seguito poi da Don Ciotti e da quello di Nando Dalla Chiesa. Il coinvolgimento della città inoltre è stato totale. 20 le location cittadine in cui era presente il festival, oltre alla piazza 20 settembre, la chiesa San Francesco, Mediateca Montanari Memo, Palazzo De Pili, Corte Malatestiana, le principali, e oltre 7 stabilimenti balneari e al Lido e a Sassonia. Anche sul fronte della ricettività, numeri positivi, con ben 3 hotel pieni per l'accoglienza degli ospiti del festival. Ancora una breve di cronaca, tanta paura, ma a quanto risulta finora nessuna conseguenza grave per un bambino che oggi è caduto in una piscina di Loreto, riportando una sindrome di annegamento. Subito tratto in salvo, il bimbo sta per essere trasferito nelle ambulanze all'ospedale Salesi di Ancona per le cure del medico del caso. Queste sono le notizie che sono arrivate proprio in questo momento. Ok, il telegiornale finisce qui, dopo di noi c'è In Cucina con lo Chef e a seguire uno speciale sul progetto Foresta Nera e Mare Blu. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.
Thank you.